Buongiorno a tutti, bentornati al nostro appuntamento con la Santità. 19 febbraio, oggi ricordiamo San Barbato di Benevento. Ascoltiamo la sua storia. Barbato nacque a Vandano di Cerreto nei primi anni del VII secolo. Studiò a Benevento e iniziò il suo ministero sacerdotale a Morcone. Si dedicò alla lotta contro l'idolatria e le superstizioni. Divenne così popolare che alla morte del vescovo della città, Ildebrando, lo elessero suo successore. Nel VII secolo i Longobardi governavano il Ducato di Benevento e nonostante molti si fossero convertiti al cristianesimo, ancora credevano in alcune superstizioni, come il culto dell'albero e della vipera. Barbato denunciò tali pratiche e digiunò e pregò per la conversione del popolo. Quando la città venne sottoposta all'assedio dell'imperatore Costanzo II, il duca Romualdo trovò in Barbato un ottimo aiuto nella resistenza e quando i Longobardi vinsero, fu lo stesso duca che, per riconoscenza, fece in modo che cessassero il culto dell'albero e della vipera. La sede vescovile di Barbato si estese anche ai vasti territori pugliesi. Nel 680 Barbato partecipò al Concilio di Roma e morì a Benevento il 19 febbraio del 682, dopo 19 anni di episcopato. La prima traslazione delle reliquie avvenne nel 1124. Le sue spoglie sono custodite nel santuario di Montevergine e nella chiesa parrocchiale di San Nicola in Castelvenere, della cui città è anche patrono. Ricordiamo San Barbato in particolare per la sua lotta contro le superstizioni. Cosa sono le superstizioni? E quando noi nella nostra vita affidiamo le nostre scelte oppure cerchiamo di lasciarci alle spalle qualche preoccupazione andando a fare dei riti o cercando consiglio da alcune persone che dicono di avere poteri sulla sorte, sulla fortuna, sulla conoscenza del futuro e che quindi possono aiutarci con queste loro doti. Noi però cristiani sappiamo che uno solo è colui che ci può aiutare ed è il Signore Gesù Cristo. Abbiamo Maria Vergine Santissima che ci sta sempre accanto. Perché allora non ricorrere al loro aiuto piuttosto che oggettini, riti che più che avvicinarci a Dio, più che salvarci dalla sfortuna e dalla cattiva sorte, forse rischiano proprio di farci allontanare dalla preghiera e dalla vera fede. Allora facciamo un piccolo esame di coscienza e anche noi cerchiamo di capire se nella nostra vita diamo un po' troppo peso a quelli che sono oroscopi, gesti scaramantici, oppure troppa importanza dei piccoli oggettini che riteniamo essere portatori di chissà quale vantaggio per la nostra vita. No, il Signore ci ha liberati da tutto questo e ci dice: venite da me voi che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò. E proprio per ottenere questa liberazione della nostra vita da questi pesi che ci rendono molto 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 schiavi, ci affidiamo proprio a San Barbato e lo supplichiamo. San Barbato, prega per noi.